Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Allora, oggi nuovo video e come avete capito dal titolo, oggi vi farò vedere un video haul di miei acquisti che ho acquistato su Amazon e su AliExpress. Su AliExpress, vabbè, ho soltanto due cosine, una terza non ve la posso far vedere che è una roba per il bagno, però adesso vi spiego. Intanto queste qui le unghiette che ho fatto ieri. Ho usato Maleficent, qua l'opaco, ho messo i strassini, qua ho fatto effetto mare con la base Blooming e questo è rosa lattiginoso, sempre di passo in unghie. Soltanto la pecca, vedete? E qui c'è sta il gel colla, si vede. Io perché ho sbagliato, perché me l'ha detto una ragazza che mi ha commentato tutta la foto, ho detto so carina e tutto, ho detto però la prossima volta posso fare così, quando l'unghia è lucida, prima di mettere il matte top, applichi i brillantini, poi qua intorno, senza toccare i brillantini, applico il matte top. Io ovviamente non ci arrivo mai su certe cose, però vabbè, pazienza. Quindi si vede un po', vedete qua, del gel colla, vabbè, sti cazzi. Comunque, è carine, però dai, piccoline, queste sono le mie, carine. Ok, bando alle ciance, iniziamo subito. Allora, vi faccio vedere le cose che ho preso su AliExpress, che non sono tantissime. Ho acquistato questo specchio qua, come potete vedere. È fatto così dietro. Io però ho sbagliato, ho preso quello con le batterie e qui praticamente ci va 4 batterie di quelle grandi, però devo prendere quello che col cavetto USB era meglio, ma non ci ho pensato. Questa è l'accensione, questo lo potete regolare insomma come vi pare e piace. Qui adesso c'è la pellicolina, ma è fatto così, qui c'è l'accensione fatto in questo modo. E qua ci sta le luci a LED, ovviamente. Questo ancora lo devo adoperare, ma tanto questo mi serviva soprattutto per l'inverno, quando comincia a truccarmi, almeno ci vedo qualcosa di più. E quella quindi era una cosa. E i prodotti che non vi so dire il prezzo, ve li metto qua sotto, sempre se riesco, come nello specchio pure. Sempre se riesco. Poi ho acquistato, che volevo volevo provare questo eyeliner qui. Guardate che figata, tutto brillantinoso dorato, che è fatto in questo modo, questo eyeliner, eccolo. Che questo è fatto apposta, è un eyeliner magnetico fatto apposta per far aderire le ciglia finte. Quindi senza che uno sta a acquistare le ciglia finte, le metà colla o tanti casi ammazzi, applicate l'eyeliner e subito dopo aver applicato l'eyeliner bene, eccetera, eccetera, applicate direttamente le ciglia finte se dovrebbero attaccare, poi proverò e vedremo. Ho acquistato anche delle ciglia finte, ma non mi sono accorta che sono che quelle che si attaccano da sola senza niente, senza colla e niente, non ci ho fatto caso, cioè nel senso l'ho presa così e la via, non sono stata a legge, però vabbè, pazienza. Vedo se non mi si attaccano così da sole, le proverò con l'eyeliner, se no comprerò un altro paro di ciglia finte, quelle che si devono attaccare con la colla, almeno le provo con questo, poi vi saprò dire come mi sarò trovata, insomma, eccetera. Quindi questo. Poi su AliExpress ho acquistato la terza cosa, vi ripeto, non ve la posso far vedere perché ho preso un set per il bagno, che ho preso sia la tenda, quella per la vasca, il tappetino, quello del water e il tappetino sotto, quello per il lavandino, che praticamente ho preso, che ho disegnato, ci sta i delfini, tutte queste robe così. Se riesco vi metto una foto qui o qua da qualche parte per farvelo vedere il completo, il set, se no niente, comunque penso che avrete capito. Allora, adesso passiamo alla parte proprio più succulenta, più interessante. Allora, sono andata da. Però questo qui dopo perché vi spiego dopo. Ok, allora questo metto qua un attimo, vi spiego dopo. Allora, adesso mi sono fissata con la roba Disney per quanto riguarda il trucco. E su questo devo ringraziare a Sara, la mia amica Dark Lady Bijou, che lei c'ha si chiama Dark Lady Bijou su YouTube. Ciao Sara, un bacio grande. Che lei mi aveva fatto acquistare su Make Up Revolution, però no Italia, su quell'altro americano, inglese, 5 palette per quanto riguarda la Disney, ma sono bellissime perché è effetto libro, cioè si vedono ben bel po', e soltanto che ancora mi deve arrivare. Mi sto un po' arrabbiata perché è quasi un mese, il 16 luglio ho fatto l'acquisto, e oggi siamo il 10, e voi vabbè questo video lo vedrete l'11 credo, domani adesso vediamo, comunque oggi è il 10, è quasi un mese che sto aspettando. Io gli ho mandato un'email a loro e loro mi hanno detto: guarda, adesso vediamo il corriere come è messo di qua da là. Quindi adesso vediamo. Però adesso non ce l'ho con le palette, ovviamente il pacco mi deve arrivare. Insomma, quindi da lì dopo mi sono formata su YouTube i vari video di altre ragazze per quanto riguarda il trucco della Disney. Adesso mi voglio fare tutta una collezione Disney per quanto riguarda il make-up. Come può essere un mascara, come può essere un blush, un illuminante, un pennello, una palette. Queste robe qui. Adesso vi faccio vedere tutte queste cose che ho acquistato da Amazon che ho trovato. Allora,
Ho acquistato Bambi, guardate che roba è, bellissimo. È un mascara oversize eye, cioè guardate quanto è bello. E poi quando finirà, ovviamente io non butterò via il pack, a meno che non riacquisto un altro, poi vedrò, sicuramente sarà così. Perché mi piaceva il pack. Io faccio così, appena mi finisce, o questo, o le palette, o un pannello, se rovino, altre robe, me le tengo, perché ovviamente c'è il disegno del Disney, tutto quanto, che sono amante della Disney Forever, a tutto gas proprio. Appena vedo una roba della Disney, poi sa anche il fiorellino o doppia. E allora mi tengo il pack finché non ne compro un altro nuovo. Almeno intanto ce l'ho, che metti caso non lo trovo, intanto c'ho questo, anche se, come si dice qui, che cacchio è successo. Vabbè, anche se è finito, però mi tengo il pack, insomma. Che questo qui tempo fa c'era anche su Tigutai acqua sapone, però non ho voluto mai acquistare. Dico, vabbè, costa un bel po', dico, lascio perdere, alla fine l'ho preso uguale. Su Amazon. E questo qui è della L'Oreal. Eccolo qua. E questo qui, non so quanto mi è costato, quindi ve lo metto qua sotto. Allora, e lo scovolino è fatto così. L'ho provato, ragazzi, vi giuro, l'ho provato ed è una bomba. Mi piace un sacco. Questo è lo scovolino, allunga tantissimo le ciglia. Io ve lo straconsiglio, anche perché quello che costa, voglio dire, ve lo straconsiglio. E mi piace da matti. Allunga tantissimo le ciglia. Mi è piaciuto veramente tanto questo. Bellissimo. Oltre il pack, stupendo, ovviamente, che ci sta Bambi. Bellissimo, e in più è ottimo come prodotto. Poi ho acquistato, per quanto riguarda sempre la Disney, altri tre mascara. Dato che ho fatto vedere il mascara, andiamo in tema mascara. Sistemato un attimo. Ok, ovviamente è uscita sta collezione dove c'è praticamente Ariel, Aurora e Biancaneve. Quindi hanno fatto le palette d'Ariel, Aurora, Biancaneve, le palette delle cattive di loro. Cioè, bomba. Andiamo a vedere i mascara intanto. Allora, il primo mascara è questo, bellissimo pack, tutto blu qua, fatto in questo modo, tipo corsetto. Bellissimo, da 12 ml. Quest'altro invece è il mascara dei Bambi. 14 può essere, no? Boh, non lo so, c'è scritto comunque. Ah, questo qui è di Ariel, ovviamente colore celeste, stupendo. Infatti c'è anche la firma di Ariel, come potete vedere, col logo della Disney Princess. E questo è False Lash Effect Waterproof Mascara. Quindi questo qui, ovviamente, se, che ne so, piangete, vi viene l'acqua addosso, dovrebbe resistere, insomma, all'acqua, dato che c'è scritto che è waterproof. Bellissimo pack. Adesso vi faccio vedere anche lo scovolino. Ancora questi li devo provare, ovviamente, che mi è arrivato oggi il pacco. È fatto questo modo, semplice così. Questo qui lo scovolino, bellissimo. Poi andiamo avanti. Abbiamo questo qui d'Aurora, anche questo stupendo, che è questo rosa corallo. Un rosa corallo, bellissimo. Questo qui invece è il volume, quindi dovrebbe allungare le ciglia e dare un po' più di volume. Aurora, bellissimo. E questo ha questo scovolino qua. Questo diverso, vedete, fatto in questo modo curvato, possa apprettare di più volume alle ciglia, credo. Bello. Poi, ultimo mascara, ovviamente Biancaneve. È questo color tipo Tiffany, verde acqua, una roba del genere. Ecco qua. Snow White, Biancaneve. Questo invece non so che effetto fa. False Lash Effect, c'è scritto anche. Ah no. Vedete, questo qui non capisco. Vedete, su Aurora no, non c'è scritto. Su Ariel pure, qua c'è scritto False Lash Effect, però dice waterproof. Invece questo dice False Lash Effect mascara. Sarà mascara semplice che non fa nessun effetto e niente, può darsi. Nessun effetto e niente di che. E lo scovolino, questo è uguale a quello di Ariel. Solo Aurora cambia, perché è quello per dare proprio posto al volume alle ciglia. Non so, boh. Che se danno effetto qualcosa, poi li proverò, vedremo. Le mascara le abbiamo visti. Adesso passiamo ai pennelli delle cattive. Cioè, ragazze, guardate il pack, quanto adoro. C'era anche la terza, la Evil Queen, che sarebbe la cattiva di Biancaneve, ma purtroppo non l'ho trovata. Ho trovato solo questi due. Appena troverò il pennello anche di quella, ovviamente il prendo. Allora, il pack si presenta in questo modo. Questa è di Catrice, Villains, Maleficent, ovviamente la cattiva di Aurora. Bellissima, ragazze, è proprio bella.
È bella tanto, fatto bene anche il pack. Qua c'è scritto in inglese, qui dice che è pennello per contouring ed è questo qua il pennello. Ecco qua, questa è la scatola. Adesso apriamo senza romperla perché i pennelli li voglio lasciare qui dentro, che la scatolina mi piace, non butto via niente. Questo qui è il pennello. Ah, qui c'è, ok. Vedete, questo qui è il pennello da contouring, è molto molto morbido, bellissimo, tutto argentato. Qua non so se potete percepire qualcosa, c'è scritto Maleficent Contouring Brush Disney. E qui ovviamente c'è sta la cattiva, eccola qua, di Biancaneve Maleficent. Non so se riesco a farvela vedere più di così, comunque si vede. È tutta disegnata di nero ovviamente, cioè è veramente bellissimo. Con qua la scritta Villains è stupendo. Questo per il contouring, che io non è che faccio tanto contouring, non è che lo faccio proprio, però adesso che ce l'ho ci proverò. Questo è uno. Poi abbiamo Ursula, bellissima. Ursula, sempre di Catrice. Infatti qui c'è scritto pennello per cipria. Eccolo qua. Vedete qua, li vedete meglio forse, vedete? Ci sta proprio disegno fatto in questo modo, vedete, sul pennello, se non l'avete visto bene lì. Allora, questa qui, cioè, aspettate, la pellicolina, non la volevate, sì, la volevate, ma mi si era appiccicata, vabbè. Allora, eccolo qua. Questo poi, oltre che come cipria, lo potete utilizzare anche come brush alla fine, però io lo utilizzo come cipria. Morbidissimi, ragazzi, poi belli, non perdono nemmeno i peli, niente. Sempre Villains, ovviamente qui vedete c'è sta Ursula disegnata come ho fatto vedere già lì. Qua c'è scritto Ursula Powder Brush Disney, eccola qua. Vabbè, stupendi proprio, ragazzi. Sono proprio fatti bene, bellissimi. Belli. Peccato, ecco, non c'era il terzo pennello. Vabbè, pazienza, lo troverò prima o poi. Chi cerca trova, si dice. Eh sì. Allora, poi aspettatevi, se gli acquisti che devo fare della Disney, che ho trovato su altri siti, ma ho un sacco di robe. Sempre un po', c'è anche le tazze, voglia, solo che ci vuole i soldi, appena si potrà, subito. Allora, adesso passiamo alla parte più succulenta ancora di più di quello che vi ho fatto vedere adesso, e passiamo alle palette. Eccola qua, bellissima, ragazze, questa è la palette. Lontano un po', aspetta qua se vedi mascara e roba, fa fastidio. Delle cattive Villains, ma il pack è fatto proprio proprio bene, bellissimo. Guardate qua, sono belle tutte e quattro. Ecco, questa c'era il pennello di Ursula, Maleficent e Evil Queen, e mi manca lì il pennello, però vabbè. Ah, questa qui è la palette, Eyeshadow Palette Mad Beauty Villains Disney, ovviamente. Poi è bella qui la scritta, vedete come fa? Dietro, vabbè, è fatta così. Ci sono 12 ombretti. Ragazzi, sono stupendi. Qui c'è lo specchio, ovviamente. E questa è la palette, ragazze. Cosa è sta palette? Vedete questo buchino? L'ho fatto io per metterlo all'interno dell'occhio. Ovviamente fuori, sono dentro, sono cieco. Per dargli tipo... sapete l'illuminante, e anche per metterlo tipo gli ombretti brillantinati, questi shimmer lì in mezzo che dà quel tocco in più, c'è una bomba. Allora, leviamo un attimo la pellicolina. Adesso cominciamo anche a sbocciare un po' di colori. Adesso ve li faccio vedere bene. Prima, eccoli qua. Cioè, ragazzi, questi qua brillantinati sono stupendi. Che poi questo qua verde iridescente uguale a questo, che questo va sul verde e il marrone, questo sul viola marroncino, questo proprio rosa. Allora, adesso vi faccio vedere. Allora, adesso andiamo a swatchare questo qua. Lo faccio vedere qui così vedete meglio. Questo qua verde che avevo fatto, che vi ho detto prima. Ah, nel dito intanto è così. Lo swatcho nella mano. Cioè, cosa non è sto colore? Guardate che roba. È veramente stupendo. Adesso vi swatcho questi brillantinati. Adesso andiamo a prendere questo qua violetto qua. Wow, io ancora li devo provare. Anche questo qui tra rosa e violetto, bellissimo. Cioè, guardate, sono iridescenti.
gli dà quel tocco in più, bellissimo. Poi sono curiosa questo qua che è marrone, c'è ste robe argentate, boh. Che tipo paillette pare. Questo è marroncino. Wow, poi sono scriventi, contate che non ne prendo tanto, eh. Del prodotto, infatti, vedete qua c'è quei pezzettini bianchi, anche sul lilla c'è. No, vabbè, bellissimo. Adesso, proviamo. Dai, visto che ho fatto vedere tutti i brillantinati, proviamo questo. Wow, questo è spettacolo! Bello anche questo, marroncino e rosa, bellissimi. Adesso li vado a pulire un attimo con la salviettina. Vanno via anche benissimo, perfetto. Poi queste sono salviettine che non sono struccanti, eh. Ok, andiamo a provare qualche matte. Di sta palette mi piace tanto perché poi io metto un trucco, ragazzi, appena arriva più freddo, st'inverno, insomma, vediamo dove devo fare un trucco spettacolare, che ho visto, che lo so a memoria, mi piace un botto. Mi piace di sta palette perché ci sta i marroncini e questo bianchino nude proprio per transizione. E anche questo qua nero. E in più i shimmer, cioè quindi è una palette alla fine molto molto completa. Mi piace tanto. Adesso andiamo a provare questo qui rosso. Wow. E qui perché. Wow. Cioè, guardate quanto è scrivente. Bello. Poi proviamo l'ultimo. Andiamo a fare questo marrone qua di transizione un po' più scuro. Wow. Cioè, scriventissime. Sta palette è molto molto approvata. Perfetto, adesso la chiudo e passiamo alle altre palette. Allora, questa adesso la levo, non so più dove mettere, non c'è posto, la metto qui. Mi do un attimo una pulita, ragazze. E andiamo a provare adesso le altre palette, che adesso ve le faccio vedere. Allora, guardate che bellezza, ovviamente il set, cioè stupende proprio. Quindi abbiamo Biancaneve, Aurora ed Ariel. Quella di Biancaneve mi piace da morire. Da morire. Eccola qua. Questa qui è Biancaneve. Ah, questo pack è bellissimo, ha questo oro rosa, cioè fatto così, cioè fa sto riflesso bellissimo. Snow White, qui c'ha, vedete, 14 colori, c'ha la forma della mela che rappresenta ovviamente Biancaneve. Questi sono i colori che ci sono dietro, che ovviamente loro rappresentano proprio Biancaneve i colori. Apriamola, questo qui è lo specchio, e questi qui sono i colori che adesso levo un attimo la pellicolina, poi la rimetto, se riesco. Eccola qua. E se fate caso, infatti, su alcune... su alcune ombretti vedete c'è sta anche il simbolo della mela, cioè guardate sto verde, e poi c'è sta scritti tutti i nomi che rappresenta praticamente Biancaneve. Questo blu è stupendo, bellissime, troppi shimmer, eh? Io ci avevo messo qualche altro colore di transizione, ce n'è due, per carità, quindi alla fine possono bastare, questo sarà chiarissimo, però molto bello, guardate sto blu è stupendo, vedete c'è scritto tipo mirror, specchio. Dopo l'inglese non lo so, poisoned apple, quindi mela avvelenata sarà, boh, non lo so. Comunque c'è sta tutti i nomi ovviamente del cartone. Allora andiamo a sbocciare questa, poi rimetterò ovviamente la pellicolina. Volevo andare a sbocciare questo blu perché sono curiosa. Infatti, bello. Anche questo molto 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 bello, questo blu lo sapevo. Sono curiosa di andare a sbucciare questo qui chiaro. Ah, per essere chiaro da transizione, si vede, parti sono bianchissime, però comunque si vede. Però è chiarino, eh. Però finché è di transizione va più che bene. Poi che ne so, sbucciamo questo verde. Wow, è bellissimo. Wow, guardate, lo sapevo questa palette, infatti ve l'ho detto, è spettacolare.
Ah, ragazzi, scusate, mi ho fatto un attimo del casino. Ho cominciato a farvi vedere la palette, quella lì di Biancaneve, e dopo mano a mano altre palette. Però mi ero scordata alla fine del video, quando ho stoppato che avevo salutato, mi sono scordata di farvi vedere le ciglia finte e l'illuminante di Aristo Gatti. Quindi ve lo faccio vedere adesso. Quindi adesso che succede? Ho finito a vedere la palette di Biancaneve, come avete visto. Adesso vi faccio vedere le ciglia finte e la palettina, l'illuminante di Aristo Gatti. E poi vi ricomincio a rifarvi vedere la palette. Le altre palette di Ariel Aurora, quindi scusate il disguido. Essence, le ultime palette. Sono andata proprio da OVS qua da me, da vedere Essence se c'era qualche altra cosina per quanto riguarda le palette, altre cose che potevo trovare che non avevo, che non si trovava su internet, ma niente, non ci ho trovato niente a parte una palettina che vi faccio vedere. Allora, ho acquistato lì da Essence, cioè da OVS, queste, infatti vedete c'è scritto adesive, sono queste qua, molto carine come ciglia, però vedi che si attacca da sole così e via, cioè voglio dire, vabbè, le volevo provare con quelle liner là, ma non ci ho fatto caso che c'è scritto adesive, infatti la colla non la vedevo, dico boh, vabbè, queste qui, che queste le ho pagate, adesso ve lo dico subito, che mi hanno dato questa bustina qui de Shaka, che c'è lo scontrino. Infatti vedete OVS, allora queste qui le ho pagate le ciglia finte, ecco vedete 9,99 euro, le ciglia. Poi l'unica cosa Disney che ho trovato, questa che infatti più là vorrò comprare anche la palette che è stupenda di Milou degli Aristo Gatti, questo è un illuminante, vedete, carina scatolina, la tengo, duchessa, duchessa. Infatti c'è scritto The Aristocats Highlighter Illuminator, quindi illuminante, ed è questa palettina qui che è veramente carina, ragazzi, adoro, cioè guardate cosa non è sta palettina, bellissima, che ci sta, è specchiata, è rosa, oro rosa sopra, c'è più viola, non è proprio oro rosa, I Love Revolution con le zampette del gattino, e dietro è fatta così, ha lo specchietto, come vedete. E questa qui è l'illuminante con la forma della zampa, ve lo faccio vedere com'è, eccolo qua, cioè guardate quanto è bello, questo lo potete mettere anche all'interno dell'occhio secondo me, cioè guardate quanto è bello, è sul dorato, bellissimo, è bellissima lei pure, cioè stupenda proprio, e questa la rimetto dentro. Questa qui invece l'ho pagata, allora le ciglia finte l'ho pagate 9,90 euro e l'illuminante questo qui l'ho pagato 6 euro, quindi tutto ho pagato 15,90 euro per quanto riguarda queste due. Poi invece per quanto riguarda i prezzi, che qui mi hanno mandato tutta una fattura eccetera, delle cose che ho acquistato su Amazon, allora le palette mi sono costate queste qua, le riprendo, queste. Le palette queste qua mi sono costate tutte e tre, cioè ognuna 11,55 euro. Invece per quanto riguarda i mascara, questa cos'è? Ah, invece per quanto riguarda i mascara l'ho pagati tutti, ognuno, cada uno, 4,05 euro. Invece la palette questa qua di Villa Ins, questa qui l'ho pagata 7,21 euro, esatto, sì. Ah, e i pennelli invece li ho pagati 7,21 euro pure loro, ognuno. Così qui sono i prezzi delle cosine che ho acquistato su Amazon. Cioè, guardate sto verde. No, vabbè. Poi facciamo l'ultimo, non lo so. Proviamo questo qui che è Poisoned Apple, questo bronzo. Wow, bello, Madonna, è scriventissimo. Guardate che roba, anche a sfumà se sfumano besti i colori, eh? Vedete, anche a sfumà se sfumano molto molto bene. Bellissimo. Qui ho acciaccato la mela, hanno preso un po' troppo del prodotto, però vabbè, tanto se deve ne adoperà. Ok, arrivata a rimettere la pellicolina. E passiamo alla seconda palette di Aurora. Quindi questa qui era Biancaneve, stupenda lei. Adoro. Ok. Andiamoci a darci una ripulita.
per quello che va via. Ok, allora Aurora, eccola qui, bellissima anche lei. E ovviamente su Aurora c'è sta la rosellina, sempre 14 colori. Questi sono i colori che si addice sul cartone di Aurora, quindi vanno sui rosa, invece su Biancaneve andavano sui blu, sui toni del marroncino. Bellissima, così la vedete meglio. Bella. Apriamola, solito specchio. E questa pure è wow. Questa pure è wow. Adesso ve la faccio vedere meglio. Eccola qua. E vedete qua invece lei c'ha la rosellina. Ovviamente i colori vanno sul rosa e lilla, ma sti colori qui stupendi, questi macchiati, così, con le robe, cioè che viola con i ciaffi bianchi lì. Vedi qua c'è tipo Castle, Castello, Bacio, Kiss, Golden Hair, capelli dorati perché lei è bionda, Deep Sleep che dorme. Poi abbiamo Roses, ovviamente proprio la rosa. No, vabbè, e anche qui ovviamente c'è i nomi del cartone. Allora andiamo a provare ovviamente il rosa questo qua, com'è. Wow, bellissimo sto rosa, adoro, bello, ma sono scriventi poi, bello, poi volevo provare questo glitterato shimmer qua, bello, viola, wow, ragazzi, c'è cioè, ste palette io ve le straconsiglio, sono troppo belli, guardate che shimmer, questo può fare anche da transizione con questo, cioè, sì, poi ovviamente questo. Ma qui ci potevo ne mettere la rosellina, bella, ne ho messa della. Eccolo qua. Oh, aiuto. Anche questo molto bello. Spettacolo. Poi andiamo a fare un altro opaco. Facciamo questo rosa qui. Anche questo è bello. Sì, bello. Un rosa antico. Non so se lo percepite, ma è bello. Su di me, io so, fammelo provare sul nero qua del tatuaggio. Ecco, così lo vedete meglio. Più o meno. Comunque, molto, molto belli. Anche questa palette è top. Bella. Ok. Dov'è che si appiccica di qua? Poi queste pellicoline pure sono fatte bene, che aderiscono bene. Si appiccicano bene. Perfetto, che non voglio rovinare. Quindi questa qui era la palette di Aurora. Adesso invece passiamo, da qui mi sto da sempre una pulita, passiamo quella lì di Ariel, la mia preferita nel senso come cartone, la mia principessa preferita è Ariel, eccola qua, bellissima, sorride così, bello. E lei invece ha sì 14 colori, ma c'ha la conchiglia. E dietro ovviamente riprende il rosso, l'arancione, il salmone, insomma i colori del mare di lei, insomma del cartone. Andiamola ad aprire. A me qui pure c'è conchiglietta, solito specchio. Eppure questa è wow. Questa è spettacolare pure di palette. Vabbè, si è staccato. E invece lei qua c'ha la conchiglia, come potete vedere. Infatti questo Ocean, Starfish, Mermaid, vedete c'è proprio il rosso dei capelli, questo è stupendo, lo voglio assolutamente provare per vedere com'è. Sirenetta, Flounder, Crab, il granchio, Kiss the Girl, no vabbè, Under the Sea, bellissimi. Questo, bellissimi pure. Ok, proviamo il rosso, questo qua, vediamo. Cioè, lo sapevo, è proprio il colore dei capelli. Wow, bellissimo. Questo è il rosso. Poi proviamo questo qua, se è a witch. Wow, questo. Wow, proprio wow. Vediamo, wow, sì. Quante volte ho detto wow, cioè guardate quanto è bello. Sono letterizzata, ragazzi, che sono contenta bel po'. Cioè, guardate. Bellissimo. Poi, questo qua sono curiosa di vedere che questo è Ocean. Mamma mia, questa è una bomba. Questo mi sa che è uno spettacolo. Lo sapevo, no? Vabbè, bellissimo questo arancione così.
Questo shimmer qua, stupendo. Poi, questo qui volevo provare, Explorer. Anche questi così iridescenti, bellissimi. Sapevo, bello, bello, guardate questo qua. Stupendo. Adesso proviamo. Ho finito le dita. Proviamo un attimo. Proviamo questo rosino. Bello, eh? Eccolo qua. Bello questo, eh? Poi proviamo l'ultimo proprio. Proviamo Flounder. L'avevo provato Flounder? No. Mamma mia. Bello. Wow. Questo è proprio corallo, bellissimo. Flounder. Quindi questa è la palette di Ariel, cioè stupenda. No, vabbè, adoro, adoro tutto. Rimettiamo la pellicolina. Quindi questa qui era la palette di Ariel. Rimetto un attimo qua così, proprio per fa. Ok, prima parte tutto. C'ho il cavalletto, sta ring light che la devo sistemare, che mi si è sposta da sola, però vabbè. Intanto mi prendo un'altra salviettina, mi pulisco. Niente ragazzi, questo qui è stato il mio haul su AliExpress per quanto riguarda la liner, lo specchio e il completo, il set, quello da bagno. E tutto il resto l'ho preso su Amazon. Quindi le cose sono sia The Essence, come vedete, che Decatrice. Se troverò altre palette, altri ciaffi, mascara, altre robe, insomma, comunque l'acquisterò. Poi tempo fa in passato, vedete, sto facendo proprio la collezione, avevo acquistato, queste qui ve le ho fatte già vedere, queste altre palette della Essence, una, Ariel, Yasmin, 2, Belle, 3, Etiana, e queste sono fatte così dentro, ma questa era da una collezione vecchia, che volevo far vedere un attimo così. Appena riuscirò, ragazze, appena ci riuscirò ad acquistare tutte le cose della Disney che dico io, per quanto riguarda il trucco, vi farò vedere proprio tutta la collezione intera della Disney. Poi, se siete interessate, fatemi sapere sotto nei commenti, scrivete se volete vedere tutte le mie palette, per quanto riguarda le palette ombretti, che ce n'ho comunque abbastanza, anche della Make Up Revolution, The Essence, eccetera, che non è solo della Disney, cioè Disney c'ho queste, quei tre e quell'altra che ho fatto vedere, e vabbè, questa qui delle cattive. E quindi niente, fatemi sapere se volete quel video, che non sapevo, non so se mi dite di sì, credo di farlo quando acquisterò altre cose, boh, non lo so, vedremo, comunque più là. O se no ve le faccio lo stesso, dai, anche se non acquisto altre palette per adesso. Niente, io spero che comunque il video vi sia piaciuto. Se è stato così, mettetemi un pollice in su. Fatemi sapere il vostro pezzo preferito tra le palette, quale vi piace di più tra Aurora, Biancaneve, Ariel e le cattive. Eccole qua, e le cattive. Fatemi sapere anche di due pennelli quale vi piace di più, anche di mascara, eccetera. Fatemi sapere tutto, che sono curiosa. Io niente, vi saluto. E niente, io vi saluto, vi mando un enorme bacio e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao!